a tutti, eccoci con il secondo ed ultimo appuntamento. Ma che cavolo! Ciao a tutti, eccoci con il secondo ed ultimo appuntamento con Cartoon Joe. Si tratta della seconda parte del profilo psicologico delle principesse Disney, una sorta di risultato del test che principessa Disney sei, come se vi dessi il profilo e da quello voi ne traeste la soluzione su a quale principessa Disney somigliate di più. I profili che ne sono usciti nella prima parte sono assolutamente disagianti, a me piacciono i disagi, prendeteli con le pinze, se non siete d'accordo me lo fate sapere sotto nei commenti e ne discutiamo. Ovviamente è una mia opinione, non è l'opinione comune, non ho fatto studi particolari per risalire a questi profili. È solamente un mio punto di vista sulle principesse Disney come potrebbero essere viste in un mondo reale. Se non avete visto la prima parte, ve la lascio qua sotto nell'info box. Io direi di ripartire. Ripartiamo dalla mia principessa preferita in assoluto, Pocahontas. Mi è sempre piaciuta tantissimo, ma nonostante ciò ho cercato di non farmi fuorviare da questa cosa. Tra l'altro ho anche interpretato Pocahontas in un saggio di danza, magari ci sarà occasione di parlarne più avanti. Pocahontas, secondo me, è una ragazza alla ricerca di valori in cui credere. Lei crede in tutto in egual modo, crede nell'amore, crede nella famiglia, nel dovere, nel lavoro, nell'amicizia, crede in tanti valori, ma arriva a un certo punto della sua vita che vuole dedicare tutta se stessa a qualche cosa. Nella sua storia, diciamo che John Smith arriva nel posto e al momento giusto, perché arriva proprio in questo momento di crisi di Pocahontas, nel quale lei non sa bene che strada prendere nella sua vita. Quindi lei giustamente dice: prendiamo la strada dell'amore. E cerca di dedicarsi completamente all'amore. La maturità di questa principessa sta nel fatto che alla fine riesce in un certo senso a mediare, a mettere da parte il cuore e cercare di capire lei quale utilità abbia nella società. È un po' un percorso che facciamo tutti, secondo me. Il fatto che abbiamo tanti interessi, ci chiedono cosa vogliamo fare da grandi e non lo sappiamo, arriva poi quel momento in cui per forza tu devi prendere una strada, che sia la fine della scuola e quindi un percorso universitario o anche una scelta della scuola superiore. Per fare un esempio banalissimo, rappresenta un po' la crisi che si raggiunge affacciandosi sull'età adulta, la quale bisogna cominciare a credere in un sogno oppure in un percorso, in qualche cosa, bisogna dare un senso alla propria vita. Il profilo psicologico di Pocahontas è proprio questo, l'anello mancante tra l'età adolescenziale fatta di sogni, di esperienze, e l'età adulta nel quale bisogna concretizzare un po' le esperienze fatte. Tiana è la donna lavoratrice e fino a qua penso che ci potremmo arrivare tutti. È la donna lavoratrice che mette davanti il lavoro a qualunque cosa, il lavoro, il suo dovere, e non si diverte, non riesce a divertirsi, lei solo lavoro, 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 lavoro. Potrebbe rappresentare in forma psicologica la secchiona di turno oppure la stacanovista di turno, quindi quelle persone che non dedicano tempo a niente perché altrimenti perdono di vista il proprio obiettivo a livello lavorativo. Ora, nulla da togliere a queste persone, però la vita non è fatta solamente di questo. Ci sono esperienze da fare che non hanno assolutamente niente a che fare con la carriera e il lavoro. Ma cosa fare per riuscire a organizzare queste due cose insieme? Bisogna cercare di coniugare questi due aspetti della propria vita nella misura più equilibrata possibile. Diciamo che è una sorta di evoluzione di Pocahontas, adesso che ci penso, perché magari una persona come Pocahontas affacciata all'età adulta, poi in età adulta potrebbe decidere di dedicarsi solo e completamente al lavoro come Tiana. Tiana, infatti, anche nel momento in cui si lascia andare all'amore e quindi trova l'anima gemella, fa in modo che questa sia utile per il suo lavoro. Perfetta rappresentazione di una persona con un obiettivo chiaro, chiarissimo, che ha un sogno da sempre e che finché non arriva a realizzarlo non si ferma. Tanta stima per Tiana, ma forse è il caso di rivedere un attimo le proprie priorità. La terza principessa di oggi è Merida. Ha la fortuna di avere una famiglia perfetta, una famiglia bella, accogliente, protettiva nella maniera giusta, equilibrata, due genitori entrambi presenti, apprensivi nella maniera giusta, in maniera equilibrata, quindi il padre apprensivo fino a un certo punto, la madre un po' di più, però che comunque le lasciano in un certo senso la libertà di fare quello che vuole, di fare quello che le piace, fino a un certo punto, fino a che non arriva a quel momento in cui la sua presenza deve essere necessaria per un bene più grande. Si parla sempre in parametro di epoca storica e di luogo storico, ma tralasciando questo, è una persona che non riconosce
proprio perché l'ha sempre avuta, il valore della sua famiglia. Lei non si rende, secondo me, conto di quanto sia bella la sua famiglia completa, e solamente quando la perde o ne perde una parte si rende conto di questa cosa, si rende conto che forse è il caso di darsi una regolata e di dare la giusta importanza ai membri della sua famiglia, anche perché con un ambiente familiare così bello crescere è un piacere, crescere, distaccarsi, prendere il volo con delle persone che ti supportano è veramente un piacere. Quindi Merida potrebbe essere lo spirito guida di tutte quelle ragazze che sono fortunate ad avere una famiglia unita che ha la possibilità di accontentare i loro sogni senza particolari turpe psicologiche, a cui bisognerebbe dare comunque estrema importanza. Sembra quasi che lo scopo della vita di Merida stessa sia ribellarsi a questa famiglia perfetta, perché non sa se no che difetti trovargli. In adolescenza tutti cerchiamo di ribellarci alle imposizioni date dalla famiglia. Lei non ha particolari imposizioni, cerca di crearle intorno a sé. Questo sempre eliminando la faccenda del matrimonio combinato, il parametro sociale, storico, politico nel quale è inserita questa principessa. La quarta principessa, anche se doveva essere la terza, è Rapunzel. Rapunzel vive sotto una campana di vetro, vive senza la consapevolezza di essere stata rapita da Madre Godel, che comunque in un certo senso, a parte la storia dei capelli, si prende cura di lei tutto sommato, a parte il fatto che la rinchiude in una torre, che vive in una campana di vetro, iperprotetta, via dicendo. Però la differenza rispetto a Jasmine è che Rapunzel ha degli interessi chiari, carissimi, perché è interessata all'arte, alla cucina, ai suoi capelli, a fare i vestitini, è interessata a mille cose, anche perché giustamente voleva impegnare il tempo e vuole sviluppare questi interessi ancora di più. Lei vuole spingersi oltre questa torre, oltre il muro, e questo le viene impedito. Quindi in questo caso l'iperprotettività è malsana, l'iperprotettività a cui è sottoposta Rapunzel è malsana perché le impedisce di realizzare dei sogni chiari che lei ha nella testa. Il sogno di Jasmine era semplicemente di trovare la libertà, senza un senso vero e proprio a questa libertà. Quella di Rapunzel invece prende corpo sotto forma di sogno concreto che vuole realizzare, che sia andare a vedere le luci, ma anche semplicemente viaggiare per il mondo. E quando hai dietro un mancato supporto, quindi non hai il supporto per realizzare i tuoi sogni, non hai un supporto economico, magari non hai un supporto affettivo, anche hai dietro una persona che ti dice: ah, ma il mondo è pericoloso, cosa esci di casa che il mondo è pericoloso. Rapunzel è insicura, però questa insicurezza paradossalmente la spinge a trovare sicurezza e prendere in mano la propria vita. Quindi secondo me Rapunzel, tra tutte le principesse, forse è quella effettivamente più coraggiosa, riesce a superare l'ostacolo più grande, ovvero andare contro alla persona più autorevole e autoritaria su di lei. Poi in un secondo momento lei saprà di essere stata adottata e dice: magari, ah, ecco perché. In ultimo ho deciso di fare due profili separati per due principesse che sono ad ora sulla cresta dell'onda da 6 anni. Guardando il punto di vista psicologico, ho voluto fare due cose diverse perché si tratta di due principesse che, per quanto legate dalla sorellanza, sono veramente molto diverse caratterialmente, hanno obiettivi diversi. Anna è disposta a mettere da parte qualunque cosa per i suoi affetti, è disposta a mettere da parte anche se stessa, il suo benessere, per far sì che gli altri stiano bene vicino a lei. È insicura del fatto che gli altri la scelgano, pensa di non avere nulla di speciale Anna, pensa di essere una persona normale a cui la gente sta dietro perché lei si prende cura degli altri. Però allo stesso tempo è conscia che il proprio obiettivo nella vita sia amare gli altri e dagli altri sentirsi amata, possibilmente in maniera sincera. Spera nel grande amore, spera nella grande amicizia, spera di non perdere mai le persone a cui è affezionata e fa di tutto in maniera quasi morbosa per far sì che tutti rimangano uniti. Questo secondo me è sbagliato, perché vuol dire mettere davanti gli altri, al proprio benessere, farsi in quattro per gli altri, stancarsi, far fatica, lasciare da parte tutti i propri doveri per far sì di aiutare gli altri a realizzare i loro. È sbagliato secondo me, mi sta molto a cuore, perché io sono Anna. Secondo me in questo caso io sono Anna, io ho questa sorta di ansia dell'abbandono ed è la stessa cosa che Anna. Quindi per quanto io ami Pocahontas e via dicendo, penso che Anna sia quella che mi rappresenta di più. Il problema psicologico di Anna è un po' questo, il fatto di non avere una sicurezza nelle proprie capacità, ma una sicurezza più che altro nelle capacità degli altri. Lei è più capace
a dire agli altri, ah, tu sei brava a fare questo, senza di te questo sarebbe perso, piuttosto che fare un esame di coscienza e dire, ma io in cosa sono brava? Ma io sono capace di fare questo? Cavolo, io sono forte a fare questo. Andati a stringere la mano, se fossi reale saresti la mia migliore amica, penso. Infine abbiamo Elsa. Mi è stato un po' difficile fare il profilo psicologico di Elsa, ma allo stesso tempo il getto è stato il più facile, perché Elsa, secondo me, rappresenta un problema psicologico che è l'ansia. Elsa è l'ansia perché è completamente assorbita dalla paura di non riuscire a fare le cose, di non essere all'altezza dei doveri che le vengono imposti. Non è all'altezza di gestire un'amicizia, non è all'altezza di proteggere sua sorella. È proprio l'esatto contrario di Anna, ma hanno in comune questa cosa della mancata sicurezza in sé, solo che Anna compensa questa cosa con l'affetto per gli altri, facendo sì che gli altri la amino e quindi riesce comunque a star bene con se stessa. Elsa no. Elsa fa di tutto per allontanarsi dagli altri, per evitare di contagiarli con le proprie ansie. È consapevole di essere una persona ansiosa, motivo per cui si chiude nel suo guscio e fa in modo che gli altri se ne stiano per i fatti loro, che la lasciano in pace. Gli altri fanno di tutto per farla stare bene, ma quello di cui ha bisogno lei è di un bel viaggio introspettivo, o ancora meglio di un bel viaggio dallo psicologo, per ritrovare la propria dimensione, per ritrovare un obiettivo verso se stessa, per capire il suo potenziale che lei non vede, assolutamente lei non è conscia del proprio potenziale, pensa che sia un pericolo addirittura il suo potenziale e le sue capacità. E l'obiettivo di Elsa, di questo viaggio introspettivo, dovrebbe essere un ritrovare la propria dimensione nel quale il suo potenziale affiora in maniera positiva, viene da lei riconosciuto in maniera positiva. Abbiamo finito con questa specie di elenco di problemi psicologici delle principesse Disney. Non mi piace chiamarli problemi, in realtà preferisco profili. Attraverso questi io spero che voi ritroviate un po', per divertimento chiaramente, non a livello clinico perché non mi voglio prendere questa responsabilità, la principessa guida. Magari sotto potreste anche divertirvi a trovare delle soluzioni fantastiche o reali per i profili psicologici di queste figure femminili. Noi ci vediamo con Cartoon Joe il secondo e il quarto giovedì del mese e volevo dei consigli da voi sul prossimo argomento. C'è un cartone che vi piacerebbe analizzare meglio? C'è qualche personaggio magari che vi incuriosisce? Un lavoro come ho fatto per le principesse Disney, magari per i villain di qualche altra casa di animazione? Vi piacerebbe che parlassi di qualche serie TV animata, sempre che l'abbia vista? Datemi i vostri consigli qua sotto nei commenti, lo spazio è tutto vostro. Seguitemi inoltre su Instagram, su Facebook e noi ci vediamo al prossimo video, ovvero il 27 con l'ultima Books Review di gennaio. Ciao!